Miss Curvissima 2018. Che cosa ha significato diventare una Miss? Allora, diventare una Miss per me almeno ha voluto dire credere in me stessa, nel senso che io fin da piccola l'ho raccontato dopo l'esperienza Miss Curvissima, molte volte ho trovato il coraggio di raccontarlo. Sono sempre stata bullizzata per il mio peso, per le mie forme, per le mie curve a volte troppo abbondanti. Diventare una Miss è stato un legittimare il mio fisico e renderlo apprezzabile a molte persone. Tre consigli per imparare ad amare le proprie curve. Allora, il primo, che è il più grande, è quello di guardare se stessi e non guardare gli altri. Per amare le proprie curve non bisogna né consolarsi, e attenzione perché questo qui è difficile, né consolarsi vedendo chi ha delle curve che a noi non piacciono e quindi dicendo a noi stessi guarda però io sono un po' migliore, né abbattendosi guardando chi è migliore secondo la nostra visione. Questo è il macro consiglio che mi sento di darvi. In più, valorizzatevi, abbiate cura di voi stessi, cercate di guardarvi con un occhio positivo, perché siamo tutti belli, basta impegnarsi ed essere positivi da dentro, perché molte volte la bellezza nasce, non è una frase fatta, nasce veramente dentro di noi, nel senso che, per esempio, io ho vinto Miss Curvissima l'anno scorso, sì, però se io adesso stessi facendo questa intervista e mi mettessi così, forse non risulterei attraente come se io facendo questa intervista stessi come sto.